verso l'abisso di Auschwitz non è cominciato quella sera del 7 aprile 1944, quando le SS, accompagnati da italiani fascisti, vennero a bussare alla porta dove io e la mia famiglia eravamo rifugiati. È cominciato molto prima. È cominciato esattamente il 5 settembre 1938, quando il governo italiano, il governo fascista, il governo di Mussolini, emanò il primo decreto legge contro gli ebrei, denominato la difesa della razza nella scuola fascista. E una mattina entrai in classe, la mia insegnante, una brava insegnante che mi voleva bene, che io consideravo come una persona di famiglia, subito dopo l'appello mi disse: Terracina, esci. E io domandai: ma perché, che cosa ho fatto? Con tanta... dovetti fare veramente un grande sforzo su me stesso per trovare le parole. Cosa ho fatto? E lei mi disse semplicemente: perché sei ebreo. Devo dire che è stato uno dei momenti peggiori della mia vita. Io ricordo che andai a casa piangendo, casa era a due passi dalla scuola, andai a casa piangendo, a casa se l'aspettavano. Devo dire, per me fu quello il primo colpo terribile, perché per la prima volta mi fecero sentire un diverso. Fu un trauma terribile. Io ero stato educato all'amore per lo studio. Noi eravamo quattro figli, io ero il più piccolo. Tutti andavamo a scuola. Negli studi ci seguiva mamma, soprattutto. Ricordo quando ci incitava sempre a studiare, era quasi opprimente, posso dire, così come può dire un figlio di una mamma: ragazzi, studiate, la vita da fare, la vita è difficile, ma certamente se riuscirete nello studio, poi sarà più facile riuscire nella vita. Queste erano parole che mi erano entrate dentro, quindi vedendomi fuori da quella scuola pensai subito: cosa mai vorrò fare nella vita se non posso studiare? E mi vedevo già costretto a dove svolgere i mestieri più umili. Ecco perché dico che il cammino verso l'abisso di Auschwitz è cominciato esattamente quel 5 settembre 1938 con una legge fatta da italiani contro altri italiani che non avevano altra colpa che quella di professare una religione diversa dalla maggioranza. Sera del 7 aprile 1944, le SS accompagnate da due fascisti entrarono in casa armati come che andassero ad un'azione di guerra e venivano ad arrestare la più pacifica delle famiglie. 20 minuti di tempo. Portate con voi qualche indumento e tutto quello che avete di valore. Erano assassini, lo sapevano perfettamente che saremmo andati a morire, lo sapevano non soltanto le SS, ma lo sapevano anche i fascisti italiani che li accompagnarono, lo sapevano perché avrebbero dovuto temere che se un giorno fossimo tornati nelle nostre case avremmo voluto incontrarli, riconoscerli. Se non hanno avuto questo timore, significa che sapevano perfettamente che nessuno di noi avrebbe fatto ritorno nella propria casa. L'arresto. Un breve viaggio di 5 minuti su un'autoambulanza fino al carcere di Genaceli. Sentire i cancelli del carcere che si chiudono le spalle è quanto di più sconvolgente ci possa essere. Con la coscienza di non aver commesso nessun reato. Faccio al muro l'obbligo di non parlare, dietro alle nostre spalle l'ufficio matricola. Dovevamo entrare uno per volta. Avvenne il mio turno, entrai là dentro, c'erano due guardie carcerarie italiane, nome, cognome, paternità, maternità, luogo e data di nascita, poi connotati, colore degli occhi e il colore dei capelli, impronta digitale. Io esitai, allora mi prese la mano,
me l'accompagnò sul tampone d'inchiostro e poi sotto la scheda. Per me fu un trauma terribile. Fu un trauma terribile, non uscì da quella porta piangendo. E papà se ne accorse. E ricordo le parole che dissi in quell'occasione, rivolto a noi figli, non le ho mai dimenticate. Ragazzi, aveva avuto la percezione esatta che stavamo andando incontro a una... stavamo sul bordo dell'abisso e stavamo per precipitare. Le sue parole che disse papà, disse: ragazzi, possono accadere cose terribili, mi raccomando, qualsiasi cosa accada, siate uomini, non perdete mai la dignità. Queste furono le parole di papà quella sera. Non perdete mai la dignità, ma come si fa a mantenere la dignità quando si ha fame? Quando non si vuole morire, come si mantiene la dignità? Ma io avevo 15 anni e non volevo morire. Dal carcere di Ginaceri, il trasferimento nel campo italiano di Fossoli, in Italia, un campo sorvegliato da italiani, una piccola guarnigione di SS fuori dal campo, ecco, anche lì dovete imparare come si muore. Non avevo mai visto morire nessuno. Entrò un SS nel campo e sparò a un poveretto, non aveva fatto assolutamente niente. Si chiamava Pacifico Di Castro, lo voglio ricordare, non aveva fatto assolutamente niente. Poi da Fossoli il trasferimento per ignota destinazione, su carri merci sigillati dall'esterno, in 64 persone dentro un carro. Nel pomeriggio del 23 maggio il treno si mosse, entrò qui, su questo binario. Io ho viaggiato in quel vagone insieme a papà e a nonno. Papà non mi lasciava un momento. Io ero il più piccolo della famiglia, pensava che potessi essere quello che avrebbe voluto avere più bisogno degli altri di essere protetto. Quando aprirono i carri, tutti contemporaneamente, davanti ad ogni vagone c'erano delle SS armate di mitra e con un bastone in mano. Appena aperti i carri cominciano a urlare, di fare presto, ma lo dicevano in tedesco, ma chi li capiva? E cominciarono subito a colpire, naturalmente chi? I più deboli, quelli che non riuscivano a sottrarsi ai colpi. Io mi ricordo che papà ha visto tutta questa violenza, che colpivano tutti quelli che capitavano a tiri, alziavano i cani e volevano formare due file, una fila di uomini sulla destra e una fila di uomini sulla sinistra. Papà accompagnò nonno nella fila di sinistra che si stava formando. Io incontrai i miei fratelli e insieme a loro andammo alla ricerca di mamma e di mia sorella Anna. Non le trovavamo, correvamo da una parte all'altra del convoglio, le chiamavamo a gran voce, ma quello che facevamo noi lo facevano centinaia di persone. Dopo tanto le vedemmo, erano su uno degli ultimi carri del convoglio, erano scese, si stavano dirigendo verso la fila delle donne che si stava formando. Le raggiungemmo di corsa. Mamma, ricordo, aveva capito tutto. Mamma aveva capito. Appena ci vide, ci abbracciò tutti, piangeva. Aveva il volto completamente bagnato dalle lacrime. Lo ricordo.
lo ricordo il suo viso contro il mio, e il mio viso che si bagna nelle sue lacrime. Le SS inseguivano chiunque si attardava. A un certo momento vide che stavano avanzando un po' verso la nostra direzione. Ricordo le parole di mamma, le ultime parole di mamma: fate presto, andate, andate, andate via, non vi vedrò più. Ricordo che accennò appena, il tempo non c'era, a metterci le sue mani sul capo, come fanno i genitori ebrei per benedire, per dare la benedizione ai loro figli. Quella è stata l'ultima volta, l'ultimo momento che ho visto mamma. Formarono queste due file, prima la fila delle donne, davanti alla fila delle donne un gruppo di soldati e ufficiali delle SS, uno aveva un frustino in mano, indicava chi doveva andare a destra e chi a sinistra. A destra tutte le donne anziane, tutte le donne che magari debilitate da quel viaggio terribile, non avevano un passo spedito, tutte le mamme con i bambini in braccio, per mano, attaccate alle donne, alle gonne, tutte quante a destra. Le altre donne, poche giovani, sulla sinistra, ma molto poche. Poi la stessa cosa nella fila degli uomini, della mia famiglia, papà e nonno, nella fila di destra, io, i miei fratelli, e c'era mio zio con noi, nella fila di sinistra. Prima la fila delle donne si avviò a piedi verso gli stabilimenti che erano là dietro quel boschetto, quei boschi, vedete là dietro, i betul. Avevamo visto delle ciminiere, usciva fumo, usciva fiamme. Avevamo pensato che fossero quelle fabbriche dove saremmo andati a lavorare. Nessuno poteva immaginare di che cosa si trattasse. Fratelli e con mio zio, e la prima cosa fummo completamente spogliati di tutto, degli abiti, delle scarpe, dei pochi oggetti che qualcuno era riuscito a conservare. Ci portarono via tutto, eravamo completamente nudi. Io ero certamente in stato confusionale, quindi ricordo questa grande stanchezza, però c'è il desiderio di sapere dove, come, quando avremmo rivisto i nostri cari. E domandavamo a quelli che erano già qua, quelli che coadiuvavano con le SS per le operazioni dell'arrivo, ci davano ordini pure loro, ma noi cercavamo di sapere qualche cosa. Poi vedemmo, c'era anche un italiano, e dopo le insistenze mie e dei miei fratelli ci portò vicino alla finestra. Adesso sinceramente non mi ricordo se era questa o forse quella dall'altra parte del corridoio là, e ci disse subito, indicandoci uno stabilimento, che erano quelli che noi credevamo che fossero quelli dove saremmo andati a lavorare. Uscivano fiamme, era notte, uscivano fiamme, scintille, e ce lo disse subito: guardate che i vostri cari stanno uscendo, saranno loro che stanno uscendo dai camini. Birkenau era diviso in settori, tutti i settori paralleli,
il campo C, che era il campo di transito delle donne, poi c'era la strada che avete visto, la Lagerstrasse, dopo c'era il campo dei condannati a morte, che eravamo noi, il campo D. Quello era un campo da dove non se ne doveva e non se ne poteva uscire vivi. Era, le selezioni si susseguivano, sapevamo perfettamente che nessuno di noi sarebbe uscito da lì, ma dall'altra parte erano le stesse SS che ce lo dicevano. Dall'altra parte del filo spinato, c'era soltanto il filo spinato dove passava la corrente ad alta tensione, c'era il Lager E. Era un campo anomalo. Esistevano lì in quel campo famiglie al completo, avevano conservato i loro vestiti, anziché quella specie di pigiami a righe che molti di noi avevano, e avevano conservato i loro abiti, vivevano a famiglie complete. C'erano tanti bambini che giocavano, si rincorrevano, pensate che avevano conservato perfino gli strumenti musicali, e noi quando eravamo nel campo sentivamo le loro musiche, li sentivamo cantare, vedevamo i bambini che giocavano, che si rincorrevano. Devo dire la verità, a me mi sembrava un'oasi felice. Da noi era soltanto, nel campo E, era soltanto disperazione e morte. Dall'altra parte c'era la vita, c'erano i bambini. Dove ci sono i bambini c'è vita, c'è speranza. Tutto accadde la notte del 2 agosto del 1944. All'improvviso sentimmo le urla delle SS, l'abbaiare dei cani. Una confusione indescrivibile durata parecchio tempo. Poi all'improvviso silenzio. La mattina dopo noi avevamo la sveglia alle 4:30 del mattino. Appena svegli, il primo pensiero fu quello di andare a dare un'occhiata dall'altra parte del filo spinato. Non c'era più nessuno. C'era solo silenzio, era un silenzio davvero paragonato ai tanti rumori, alle tante voci, alla tanta musica, ai tanti canti di poche ore prima. Quel silenzio era davvero qualcosa di agghiacciante, è stato uno dei momenti più terribili. Quella notte tutti i Rom e Sinti del Lager furono tutti mandati a morire. Ora c'è chi vuol negare. Ha parlato Sami dei 2500 deportati da Rodi, i 1023 ebrei romani deportati il 16 ottobre 1943. Sono tornati nelle loro case 15 uomini e una donna, sono tornati in 16. La mia famiglia, 8 persone della mia famiglia, soltanto io sono tornato. Dove sono finiti gli altri? Ce lo dicano, dove sono finiti? Chi vuole negare, ce lo dica. Dove sono finiti? Come possono negare? Perché negano? Perché lo fanno? Lo fanno perché se fossero vissuti allora sarebbero stati dalla parte dei carnefici, sarebbero stati carnefici loro stessi, quelli che oggi negano, che vogliono negare, sono dei potenziali carnefici, non ce lo dimentichiamo mai. Quando io sono tornato dall'inferno e mi sono ritrovato solo e disperato, avevo appena compiuto 17 anni, non avevo più nessuno della mia famiglia, non c'era più nessuno della mia famiglia, non c'erano più i genitori. A quell'età si ha bisogno dell'affetto, della carezza della mamma, della parola del papà,
dialogo con i fratelli, di tutto, c'ha bisogno della famiglia a quell'età. Io a 17 anni, quando sono tornato, mi sono ritrovato solo e disperato. La mia fortuna qual è stata? Quella di, quando sono tornato, di ritrovare i miei amici della scuola ebraica, che mi hanno salvato, perché mi hanno accolto tra loro, non mi hanno mai chiesto niente e hanno sempre cercato di farmi partecipare a tutte quelle che potevano essere tutte le iniziative dei ragazzi della mia età. È stata la mia fortuna, perché sono stati loro che mi hanno riportato alla vita. Senza di loro io certamente non ce l'avrei fatta. Ci sono voluti tanti anni perché la gente cominciasse a capire e perché soprattutto noi cominciassimo a parlare. Io ho cominciato a parlare molto tardi, alla fine degli anni 80, niente di meno. Quindi quanti anni erano passati già dalla cosa. Cominciai allora perché si erano verificati alcuni fatti, alcuni episodi, soprattutto di razzismo, di antisemitismo. Io mi ricordo un fatto terribile, anzi furono contemporaneamente due o tre. E uno era ci fu una profanazione di un cimitero in Francia, a Carpentras. Beh, io mi ricordo che quando lessi quella notizia sul giornale, la mattina me l'ho fermata, avevo acquistato il giornale, me l'ho fermato in macchina a leggere i titoli. Beh, io quando lessi questa profanazione, io mi misi a piangere e pensai, dico, non se la possono riprendere con i vivi e se la riprendono con i morti, e piansi. E fu quello il momento in cui io decisi, no, non si può più tacere, è il momento che bisogna che la gente sappia. E io da quel momento non mi sono più fermato. Perché raccontare? Se lo facciamo, ragazzi, lo facciamo per voi. Perché il passato non deve mai ritornare, quel passato non deve mai ritornare. Attenzione, ognuno di noi è responsabile, ognuno di noi deve vigilare, ognuno di voi soprattutto deve fare memoria di questi fatti terribili di cui siete venuti a conoscenza in questi due giorni, vi assicuro, soltanto in parte. Io non ho raccontato i particolari dell'orrore, non l'ho mai fatto raccontare i particolari dell'orrore, e anche i miei amici qua, nessuno ha raccontato i particolari dell'orrore. Certamente se lo avessimo fatto, qualcuno di voi avrebbe voluto dire no, non è possibile. Vi assicuro che ad Auschwitz non c'era niente di impossibile, era soltanto violenza e morte, morte, morte continuamente. Quando, prima con i miei fratelli, poi con degli amici, amicizie che erano nate anche lì nel lager, che ci davamo appuntamento, ci vediamo domani sera, ci vediamo qui allo stesso punto, beh, era soltanto una speranza, non era certo una certezza. E purtroppo è capitato che all'appuntamento l'amico con il quale era stato l'appuntamento non è venuto, e non è venuto più, era scomparso. Era scomparso, ma scomparso per sempre. Capite che cosa significa vivere in quelle condizioni? Ecco, se noi lo facciamo, quello che facciamo noi, vi assicuro, lo stiamo facendo con tanta fatica e tanta sofferenza. Io quando racconto quello che ho vissuto, io lo rivivo, io soffro, io piango. Se lo faccio, lo faccio per voi, ragazzi. Dovete capire che quel passato non dovrà mai, mai ritornare, e spetta soltanto a voi. Ecco come farlo. Non siate mai assenti, non date mai deleghe in bianco a nessuno. Sappiate sempre ragionare con la vostra testa, questa è la cosa più importante. C'è gente che dice soltanto io sono in grado di risolvere i problemi che ci assillano. Non è vero, non esiste l'uomo della provvidenza, non esiste. Le difficoltà si superano, sì, ma soltanto se c'è l'aiuto e la collaborazione di tutti. Non lo dimenticate mai.